permettere di vincere con largo scarto l'incontro a Michele. Buona la boccia di Michele. Al campo 1 Alessio Foglia conduce per 4-0. Vediamo il tiro di Monaldi, colpisce il pallino. Altro errore per Monaldi che, nonostante oggi sia una giornata fosa, si appresta ad indossare un cappottino e ci spiace per lui perché in effetti una partita non dice niente. Si è arrivato fino a questo punto, ha giocato delle ottime partite, ma forse, come dicevo prima, è il giorno particolare di Michele Palazzetti. Vedete anche in questa giocata da parte di Monaldi, non ha fortuna, colpisce, carica il pallino, la boccia di Michele Palazzetti va a fermarsi a circa 40 centimetri, lo vedete da questa inquadratura della nostra regia. Quindi 3 bocce per Palazzetti, 2 per Monaldi che lo vedete abbastanza contrariato, prova il tiro rallentato sotto sponda. Colpisce e la boccia di Michele non ne vuol sapere di andare lontana dal pallino, però diciamo che Monaldi ha sistemato una boccia abbastanza buona, bersaglio a 3. Mi stanno chiedendo in chat il punteggio di Savoretti Girolomini, il punteggio è di 1-0, quindi non saprei dirvi per chi, ma noi seguiamo questa partita, poi saremo noi a darvi ogni tanto i parziali dagli altri campi. Vedete con Michele Palazzetti anche Silvano Girolomini che sta incontrando, Mirko Savoretti. Vedete lo stile inconfondibile di Federico Patrignani che sta giocando contro un incontro molto difficile contro Di Nicola che ora si è portato sull'11-4 per Di Nicola. Vediamo Palazzetti come sfoga, questa volta non gli va bene. Vediamo un po' se bersaglio. Sono 2 punti a terra di Monaldi, uno si è intravisto. Vediamo di nuovo Palazzetti al tiro. Colpisce la boccia pulita. Nell'angolo giusto la sua rimane e quindi Monaldi purtroppo per lui raccoglie le bocce, quello che vi avevo preventivato poc'anzi. Palazzetti vince questa quinta partita per 12-0.